Salvatore Cantalupo da questa sera in scena alla Sala Soli del Teatro Nuovo con Titanic The End, uno spettacolo ideato e rappresentato per la prima volta da Antonio Niviller e proprio nel ventennale della sua morte. Lei l'ha definito una visione nella visione. Sì, in pratica ho lasciato la struttura com'era, l'atmosfera, innestendo qualcosina tra una scena e l'altra. Che cosa significa per lei oggi mettere in scena questo spettacolo in memoria di Antonio Niviller, che è stato anche un suo maestro? Significa tanto perché è un ripercorrere delle tracce, dei mondi, un modo di fare teatro, insomma, che non, come dire, non è, questo è un tipo di spettacolo che non è di facile impatto, ecco. Poiché non c'è un testo, perché non ci sono parole, è tutta una serie di immagini e suggestioni, in pratica lo spettatore sarà coinvolto emotivamente e non mentalmente, ecco. Antonio Niviller è stato un pioniere e lui utilizzava la metodologia del laboratorio. Lei ha ripercorso in questo senso i passi del maestro anche per questo riadattamento? Sì, perché in pratica lui ci parlava che necessita almeno quel tempo giusto per far nascere un qualcosa. Poi lui lavorava sulle persone, sugli attori, sul gruppo. E quindi ho fatto la stessa cosa grazie anche all'ex asilo Filangieri, che mi ha dato la disponibilità di usare uno spazio per mesi. Quindi l'anno scorso ho iniziato il laboratorio incentrato proprio sul Titanic, facendo appunto lo stesso percorso. Quindi per 8 mesi siamo stati insieme con... Questa sera ce n'è una parte, insomma, di attori che hanno partecipato al laboratorio. Questo Titanic, questa nave alla deriva, un po' come la nostra società, come emerge questa metafora nella rappresentazione che vedremo? In parte dall'incomunicabilità, difatti c'è, a tratti compare un glamlo, che è una lingua inventata ma piena di sentimento, insomma, piena, si avvertirà, che ne so, il dolore o la gioia, insomma. La fine di mondi. La fine di mondi, perché Enzensberger stesso parlava della fine del Titanic come fine di mondi, quindi del progresso, la tecnologia, che va sgretolandosi, insomma. Il progresso ci ha portato a monnezze, quindi ce l'ha madre. Il progresso ci ha portato i videofonini, i telefonini, e contemporaneamente ci porta il cancro, insomma, quindi sarà, forse peggio, forse meglio, però il Titanic The End è questo, è la fine di mondi, la fine degli ideali, delle virtù. Si rispecchia in questa visione? Sì, sono un attore che lavora in tanti contesti, con tanti registi, grazie all'insegnamento di Antonio, che mi ha passato gli elementari, insomma, dello stare in scena.
prediligo, insomma, questa forma di teatro qua. Lei ha scritto che uno degli insegnamenti che le ha lasciato Niviller è stato imparare a lasciare delle tracce attraverso il teatro. In che modo? E attraverso questo spettacolo, perché rispolverare il Titanic di 30 anni fa, poi un'altra cosa che il tempo, le generazioni si sono cambiate, insomma. I miei 25 o 30 anni sono diversi di 25-30 anni di oggi, già che non c'erano i telefonini oppure tante altre cose che ci sono oggi, e quindi magari posso dire che prima c'era un po' più di vissuto nelle persone perché erano costretti a fare più esperienze, e quindi 30 anni fa ci si parlava negli occhi, insomma. Oggi spesso e volentieri si parla poco negli occhi, si sente poco il calore o il tono della voce, ma si comunica attraverso il telefonino, l'SMS oppure internet. Il teatro aiuta in questo senso a scavalcare questo muro che si è creato, un po' di incomunicabilità fra le persone? Io credo che finché ci saranno persone su un palcoscenico che sudano e che si emozionano, si può andare avanti. A revolution, a revolution, a revolution, don't you know that my